grazie. Che bella vita che faccio. Sono veramente contento di tutto quello che ho. Soprattutto una moglie splendida che mi ama la follia. Senti cos'è successo oggi. Amore, svegliati! È domenica! E volevo farti una grande sorpresa. Non vedi che sono sveglia? Non ho dormito un cazzo stanotte, ho scotolettato come una merda. Accidenti, piccina, mi spiace. Cuscino scomodo? No, troppa anfe nel taglio. Signora. In che senso, anfe? Taglio? Sì, sono troppo dispiaciuta per Anfetterina, la mia amica, che si è tagliata una mano facendo il pinzimonio. Sai che mi preoccupo per il prossimo. Che dolce che sei. Ma chi è questa tua amica Anfetterina? Che nome strano, ma è italiana? Sì, l'amo. Anfetterina è un tipico nome di Salerno. Ah, ho capito. Ma senti, oggi vorrei portarti alla mostra di Gauguin. Sei contenta? Sì, non vedevo l'ora, era un mese che ci pensavo, giuro. Pensa che figata, io, te e le opere di un grande artista, magia. Figa, che peccato, mi sono appena ricordata che oggi viene a trovarmi mio fratello, è uscito per buona condotta e non posso. Accidenti, come sono presa male, giuro. Ma hai un fratello? Sì, perché? Ma non me l'hai mai detto. Quindi? Come quindi? Dai, che devo preparare una super accoglienza per Giaguaro. Chi è Giaguaro? Mio fratello! Tu non sei un cazzo di fratelli. Ma scusa, ma che nome è Giaguaro? Mio padre era appassionato di auto inglesi. Ah, capisco. Ma allora, perché tu ti chiami Cinzia? Ma io non mi chiamo Cinzia. Ma come? Ma scusa, e me lo dici così? E come ti chiami? Coca. Ma che nome è? Ma non è una macchina inglese? No, è la passione di mia mamma. Ma le bibite gasate? Sì. Pensa a te, amore mio. Vabbè, allora bisogna organizzare subito una bella accoglienza per tuo fratello Giaguaro. Dai, chiamo una delle mie amiche che batte e vado dal Maruba all'angolo a prendere 3 palline. Tu metti in frigo la vodka. Ma devo fare tutto io in questa casa, e che cazzo? Ma in che senso un'amica che batte? 3 palline, vodka? Hai ragione, meglio 4 palline. Ma palline di che? Ping pong, bestia, non sei un cazzo di accoglienza. Dopo 12 anni vorrà sicuramente farsi una partita ping pong con qualche amico. Io ho un'amica che con le palline è pazzesca, le fa sparire letteralmente. Così ne prendo 4 di scorta. Ah, figo! È un appassionato! Che storia! Anche io me la cavicchio col ping pong. Sì, ma tu è meglio che vai via. Mio fratello non va d'accordo con gli estranei quando è tutto fatto. In che senso quando è tutto fatto? Sì, dai, ignorante, tutto fatto nel senso che è già tutto preparato. Lui mica è un lavativo e il pensiero di non aver potuto contribuire alla preparazione lo manda in sbattimento. Tu vuoi imbarazzare mio fratello? Ma no. No, ci mancherebbe. Allora lastrati dei coglioni, dai, che sennò non trovo il Maruba sputa palline. Ok, esco. E prima di rientrare, chiama. Certo, come sempre. Hai capito, caro diario. Mia moglie ha un fratello che si chiama Giaguaro. E oggi è uscito di galera per buona condotta. Mia moglie Coca, perché questo è il suo nome vero, perché sua mamma è appassionata di bibite gassate, mi ha raccontato che è stato vittima dell'ingiustizia. Qualcuno, mentre dormiva in aereo tornando dalla Colombia, mi ha infilato nel retto. Non ce la fa. Allora. Qualcuno, mentre dormiva in aereo, tornando dalla Colombia, gli ha infilato nel retto degli uomini di stupefacenti. E lui è stato arrestato. Pensa a te, che schifo il mondo. Uno non può nemmeno dormire in aereo. Comunque, deve essere proprio un ragazzo dolce. Quando ha saputo che sua sorella era sposata con me,
ha insistito per lasciarvi un messaggio inciso col coltello sul tavolo della cucina. No. Sai, lui è anche artista. Disegna dei capi realisticissimi. Sono proprio contento di avere un cognato. Ora ti saluto, che sto andando in discarica a buttare un sacco pesantissimo alto 1,70 m coi capelli che mia moglie mi ha messo nel bagagliaio con suo fratello. Dice che sono i vestiti della sua amica che batte, che ieri ha giocato a ping pong con suo fratello, che è dovuta scappare via di fretta dopo che hanno litigato per dei soldi. Guarda te che gentaglia, povero giaguaro, ci sarà rimasto malissimo. Vabbè, a domani, caro diario. Diario, nelle pagine scritte con la penna del cuore. Un sacco della pattumiera alto 1,70 m poi. Sai che lo ascolterei per ore io. Anch'io lo amo il Ciccio. È bellissimo. Anche lei come è ascolterei Paolo Noyes, perché lui in realtà non è Paolo Noyes, è Armin van Buuren.